Uè ragazzi e bentornati, oggi vedremo la lama tempesta. Spada tecnologia avanzata, spada energia che sfrutta la velocità d'attacco per infliggere danni prolungati. I suoi danni energetici la rendono mediamente efficace contro i nemici elementali. Lo squarcio in affondo, non un attacco che a noi interessa particolarmente su quest'arma, serie di tre attacchi pesanti che si incarnano in due fendenti e un affondo in avanzamento. Allora ragazzi, la lama tempesta, questa in particolare, è una bella, anzi bellissima novità e vi starete chiedendo il perché. Come avrete già visto dallo screen di prima, questa lama tempesta ha un'ultima perk veramente speciale, utile e che va a rendere quest'arma veramente forte e unica nel suo genere. I colpi critici con quest'arma causano un'esplosione che danneggia i nemici nel raggio di 0,5 unità per 43 danni base. Quindi ragazzi, non è importante fare diciamo una build critica se non per il fatto che appunto i colpi critici innescheranno questa esplosione, però diciamo che a livello critico ormai si può ottenere in tante maniere, con Fiona, totalmente rock eccetera eccetera. Comunque in questo caso ho utilizzato questa lama tempesta, diciamo non è mio il progetto quindi mi sono un po' dovuto basare su quella che sono riuscito a trovare, ma non mi è neanche dispiaciuta così fin troppo. Doppia velocità d'attacco, una perk di danno, danni mostri della nebbia e boss aumentati del 36% e poi quest'ultima perk che fa l'esplosione. L'esplosione viene generata, abbiamo detto, su colpi critici, quindi è importante, come abbiamo detto, utilizzare magari Fiona come primario piuttosto che nella build, anche se anche qui c'è un piccolo ma. Utilizzando Fiona come primario, diciamo che le esplosioni saranno molto molto più numerose. Se già andate a inserire Fiona, diciamo, nella build, io mi baso sempre comunque su questa spada, è un paragone senza perk di livello critico. Se comunque andiamo a mettere Fiona nella build con per esempio Luna Paleo, ci accorgiamo di quanto magari siamo limitati dalle esplosioni, no? Abbiamo molte meno esplosioni, però abbiamo una spada che comunque magari infligge più danno quando attacca. È un po' così, diciamo che va gestita anche in base ai propri gusti. Vi ricordo che comunque la lama tempesta è una spada d'energia, quindi magari anche una build col totalmente rock, quindi una rigenerazione scudo per esempio con Ken intergalattico, va sicuramente benissimo. Personalmente in questo caso preferisco avere un livello critico diciamo più stabile anche quando non sono sotto effetto di rifroccheggiante, quindi ecco la motivazione di Fiona in questo video. Anche questo ragazzi è un chiaro esempio diciamo di una spada che senza troppa identità, cioè sì, era bella la lama tempesta, diciamo che è sempre stata una delle migliori spade di base, ma diciamoci la verità, l'avete mai preferita utilizzare una spada endgame, lama spettrale, spada mitica? No, vero? Con questa ultima perk, ragazzi, diciamo che vabbè, magari non andiamo a preferirla lo stesso a queste ultime armi, ma sicuramente nella scaletta delle posizioni, delle armi che possibilmente posso craftarmi, questa spada recupera un sacco di posizioni, semplicemente con il cambio di un'ultima perk. Poi chiaramente non voglio dirvi che sia la migliore, non voglio dirvi che comunque sia una spada diventata fortissima eccetera eccetera, ma sicuramente è molto degna di nota e soprattutto più degna di nota di prima. Il lato negativo, se posso permettermi di dirlo, comunque su queste armi è il fatto di non poter percare diciamo la lama spettrale con una perk di velocità attacco, di conseguenza un livello critico e un danno critico. Quindi l'ideale magari sarebbe o sacrificare una perk di velocità attacco e mettere un livello critico e non danni critici questa volta ragazzi, semplicemente per poter sfruttare di più l'esplosione se non avete Fiona, o magari se non volete comunque legare la lama tempesta esclusivamente a Fiona, no? Il mio consiglio sarebbe sacrificarci una perk di velocità d'attacco per appunto un livello critico. Oppure semplicemente buildare questa spada così, doppia velocità d'attacco, danni e comunque legarla a Fiona. Sì, purtroppo rispetto diciamo alla spada tubo vuoto abbiamo per forza bisogno del colpo critico per appunto far scaturire questa esplosione. Però diciamo che come lato vantaggioso rispetto a quest'ultima, rispetto alla spada tubo vuoto, non dobbiamo per forza legare quest'arma contro gli zombie diciamo d'acqua, no? Essendo comunque d'energia possiamo utilizzarla praticamente su tutti, zombie fisici, acqua, natura, fuoco, mostri della nebbia, non mostri della nebbia, mini boss epici, cioè possiamo utilizzarla in qualunque ambito. In sé l'esplosione ragazzi non è neanche così tanto grossa, 0,5
5 tiles è ridotta, diciamo, l'area delle esplosioni. Ovviamente non sarà mai come l'esplosione di un lanciarazzi, di un piccolo aiutante di Babbo Natale. È un'esplosione ridotta che ci dà magari quella mano in più quando ci pushano in tantissimi zombie e sono tutti ammassati, che magari quando ci sono i due occhi belli tutti e due attaccati ne colpite uno e farete fuori anche l'altro simultaneamente. Insomma, comunque, come uccisioni ad area ci siamo, va abbastanza bene, mi piace, sono abbastanza soddisfatto di questa spada e devo dire che sicuramente valuterò l'opzione di potenziarmela anch'io. Vi ricordo che comunque è inutile cambiare le ultime perk di queste armi, ragazzi, semplicemente perché è possibile trovarle da, diciamo, un paio di settimane ormai, da quando hanno introdotto questo aggiornamento. È possibile che con un pizzico di fortuna voi le troviate con queste ultime perk, quindi assolutamente non sprecate supercaricatori o roba del genere per cambiare l'ultima perk, perché appunto potrete trovarla con un pizzico di fortuna. Io ve lo ribadisco sempre in ogni video e comunque spero di essere stato abbastanza chiaro. Build utilizzata per il video: Fiona come primario, vantaggio squadra del ritorno di fiamma, quindi una perk di corazza, una perk di rigenerazione vita questa volta, semplicemente perché comunque non uso molto le abilità, era un video incentrato sulle armi, sulla spada. Poi ritmo di battaglia, sempre, non manca mai, Arlenizza e Ken spadaccino, che mi aumenta i danni della spada durante la tecnica ombra. Poi con Luna Paleo leggermente differente, sapete ragazzi, le build sono totalmente personalizzabili, anche andare a utilizzare questa spada col totalmente rock, come dicevo prima, con Ken intergalattico va assolutamente benissimo. L'unica cosa che mi sento comunque di consigliarvi è assolutamente di non potenziare troppo il livello critico, cioè è inutile andare a utilizzare Fiona al vantaggio squadra di totalmente rock, aggiungere perk di livello critico alla spada, perché aumentando troppo il livello critico, ragazzi, sappiamo che va su esponenzialmente. Quindi ha senso avere un livello critico abbastanza stabile, sì, ma non ha senso sprecare fin troppe perk per aumentarlo, perché nel momento in cui andrete a sprecare, quindi a togliere perk di danno piuttosto che comunque di sopravvivenza, per troppo livello critico, non solo il livello critico non si alzerà più di tanto, perché appunto va su esponenzialmente, e ciò significa che sarà veramente impossibile, che so, raggiungere il 100%, no? Per farvi un esempio molto più basilare, coi vari glitch, col glitch appunto che prendevamo le perk di tutte le armi, come avrete ben notato, il livello critico, se andavate sulle statistiche dell'arma, il massimo che si riusciva a salire, diciamo, se proprio avevate tantissime armi nel vostro inventario, riusciva ad arrivare al massimo al 75-80% se eravate fortunati. E per far ciò, chissà quante perk di livello critico abbiamo preso dalle armi glitchandole, no? Questo per farvi capire che comunque è inutile puntare a troppo livello critico, perché non otterrete mai il vantaggio che appunto sperate, e avere un livello critico stabile, ciò è la migliore scelta per quanto posso consigliarvi. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate fatto un ripensamento su quest'arma, spero soprattutto di aver reso ben chiaro il concetto, e per l'episodio di oggi ragazzi era tutto quanto. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Se volete supportare questo canale e la sua crescita, vi ricordo che potete farlo inserendo il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E per oggi è tutto. Bella bella!